Sandro, tirar fuori le unghie, ma tra un po' parliamo di moda, di colori, di tendenze per il 2024 e non soltanto, appunto, scopriamo il mondo delle unghie. Sfatiamo un mito. I primi a tingersi le unghie sono stati gli uomini. I guerrieri babilonesi, infatti, se le coloravano per intimidire il nemico. Nel vicino Egitto, le tinte scure indicavano le caste più alte e la splendida regina Nefertiti amava il rosso, mentre Cleopatra preferiva il ruggine. Nella Cina antica, lo smalto si faceva con cera d'api, albume d'uovo e coloranti naturali, e le nobildonne della dinastia Zhou furono le pioniere del laminato. Considerato un dettaglio di moda fondamentale, lo smalto alle unghie ha cambiato nei secoli anche modalità di applicazione. La Moon Manicure, che prevede la lunetta alla base delle unghie lasciata senza smalto, nasce negli anni 20 del Novecento, mentre le grandi dive degli anni 40, come Rita Hayworth e Elizabeth Taylor, lanciano il rosso fiammante su tutta l'unghia, simbolo di femminilità. Ai giorni nostri, lo smalto è tornato ad essere unisex e la nail art, l'arte del dipingere le unghie, non pone limiti alla fantasia. Eh sì, la moda delle unghie riguarda veramente tutti, famosi e non famosi, perché le nuance e degli smalti che hanno ormai seguono ogni gamma di colore. Io adoro il rosso, eccolo qua, ma chissà, vediamo se Maria Michela Mattei, ermocromista e consulente d'immagine, mi dirà che va bene per me. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, buongiorno Greta, grazie mille. No, grazie a te, poi mi dici se mi va bene lo smalto Senz'altro. Rosso, perché poi qui mi avvicino, questo spazio mi piace molto, questa cosa che state facendo, perché c'è Francesca Bove. Buongiorno. Buongiorno Francesca, buongiorno. È già seduta con Valentina, ma che state facendo? Stiamo realizzando un effetto sirena. Molto glam per l'estate, sì. Fallo un po' molto vedere. Luminoso. Dall'altra parte fatta, è già fatta. Sì. Guardate un po', muovi un po' la mano così che la facciamo brillare. Quindi queste unghie sono ricostruite, le unghie? Sì, questa è una ricostruzione in gel, dopo faccio questo effetto sirena e poi lo completo con una nail art stilizzata in glitter. Ah, hai capito. E che forma è questa dell'unghia? Questa è un oval. Un si oval, chiama, quindi sì. Se volete quella forma dell'unghia dovete dire assolutamente oval. Allora, però... Maria Michela, Michela va benissimo. Michela va siamo benissimo. Perfetto, sì, assolutamente. L'armocromia, no? Se ne parla tanto, ma in realtà non tutti sanno di cosa si tratta. Esatto, raccontacelo, spiegacelo. Volentierissimo. Allora, l'armocromia è una disciplina che fa parte del mondo della consulenza d'immagine. Sì. E pensa un po', Greta, parte addirittura nella vecchia Hollywood, nel passaggio dal bianco e nero al colore. Certo. È allora che il volto umano va sul maxischermo e quindi i grandi make-up artist, costumisti del tempo, dovettero capire come abbinare alle diverse caratteristiche del volto le giuste nuance. Mm. Quindi, ai nostri giorni, possiamo dire che l'armocromia è questa disciplina che individua i colori più valorizzanti. Mm. Quindi quelli che quando li indossiamo, nel make-up, nello smalto, nell'abbigliamento, sono in grado di esaltare le nostre caratteristiche. È la prima volta che lo faccio. Wow, lo facciamo in diretta. Quindi, siccome lei ha portato tutte le nuance... Esatto, queste sono le mi quattro puoi dire stagioni. Quali sono quelle giuste per me? Subito, vai. Rapidamente, le quattro stagioni dell'armocromia, due a base calda, l'autunno e la primavera, e due a base fredda, che però toglierei perché secondo me con la bellissima Greta abbiamo calda. Le stagioni calde. Allora, vediamo stagioni la differenza calde. Vediamo tra primavera, che ha colori caldi, accesi e piuttosto chiari, belli, quindi turchese, corallo, bellissima. Proviamo anche l'altra però, che è l'autunno. Io sono nata in autunno, a ottobre, sarà secondo quello? Secondo me è dura, però l'autunno ha una marcia in più, secondo perché me, colori un po' più scuri. Le sfumature del rosso. Allora ce l'abbiamo. Dici che quello sì, va bene? Assolutamente, quindi... dal corallo questa fino al rosso. Che ho scelto perfetta oggi, va perché bene. È un rosa caldo. Quindi siamo non salve, ma approvatissime. Bene. Senti, ma in che modo capisci? Allora, perché adesso noi l'abbiamo fatto velocemente, un po' certo. Scherzando, ma in realtà dietro c'è un grande lavoro. Assolutamente, ti ringrazio di questo perché sì, la consulenza dura circa un'ora e mezza, si svolge in presenza, la persona arriva senza make-up, con una fonte di luce naturale davanti a sé, quindi si fa solitamente davanti a una finestra, una bella luce naturale, e si provano una serie di drappi colorati sotto al volto, proprio per
stabilire la temperatura della pelle, quindi se la persona risponde meglio e più valorizzata da colori caldi o freddi, questa è la prima grande distinzione. Poi si studia anche l'intensità, alcune persone sono molto valorizzate dai colori quasi fluo, molto accesi, per altre invece si dice tecnicamente il colore le sovrasta, quindi sarà bene rimanere su sfumature un po' più delicate. Ok, però se io vengo da te e ti dico, io quando mi metto il colore acceso, fluo, mi sento bene, ma quello rimane. Tu lo vedi che non è il mio, posso continuare a metterlo? Sì, assolutamente, questo è un messaggio stupendo che ci tengo anche a comunicare, perché l'armocromia, come tutte le discipline dell'immagine, devono essere valorizzanti e mai delle costrizioni. Bene. Quindi se hai un colore fluo, non tecnicamente in palette, ma con il quale ci si sente, come dire, empowered, direbbero, no? Quindi ci si sente bene, va assolutamente indossato. Perfetto, allora quali sono però le tendenze per quest'estate 2024? Che non è detto che dobbiamo seguire per forza, esatto. Cioè, la tendenza è quella cosa che noi vediamo, magari che tutti sono vestiti di quel colore, allora ci viene voglia, ma non è detto che vada bene per noi. Quest'anno qual è la tendenza? Allora, a livello moda abbiamo assistito, direi, a un ritorno a un minimalismo molto elegante, quindi tutta la gamma dei cosiddetti colori nude. Siamo nel mondo dei bianchi, anche lì ci saranno dei bianchi più freddi, fino a un bianco crema avorio. Il khaki, che è un colore, anche questo magari non troppo d'impatto, ma molto chic, molto elegante. E poi direi sicuramente, visto che si va verso l'estate più brillante, però anche del rosso, del turchese, il rosa, quindi direi un buon bilanciamento. Ma meno male, allora sto in tendenza pure questa, perché io mi vesto sempre uguale tutti gli anni, i colori sono sempre quelli. Allora, ritorno da voi, perché la mia curiosità è, ma le forme, ogni forma va bene per qualsiasi tipo di mano, oppure dobbiamo anche lì, come nell'armocromia, guardare la nostra mano e poi scegliere? Beh, allora, la cliente dice quello che lei vorrebbe, noi da tecnici possiamo consigliarle quello che sta meglio sulla sua mano, però se la cliente dice no, io la vorrei però questo così... tipo di unghia va bene su tutte le mani? Beh sì, grosso allunga. Modo sì, perché allunga. Perfetto, okay. Sì, ottimo quello. E invece una che non sta bene a tutti, una forma che non sta bene a tutti? Beh, chi ha le dita un po' corte, una quadrata, diciamo, non la preferiamo. Ok, sì. E poi per quanto riguarda gel semipermanente, manicure normale? Allora, il semipermanente è una, diciamo, una smaltatura dell'unghia naturale su un'unghia sana, che non ha bisogno di ricostruzione, che è sana, quindi è una classica smaltatura e viene fatta su un'unghia sul letto ungueale lungo, che dura un pochino di più di più, dura dalle 2 alle 4 settimane. La ricostruzione invece in gel viene fatta quando abbiamo bisogno di modificare una forma o di allungare. È vera la regola che quando facciamo sia la manicure che la pedicure dobbiamo usare lo stesso colore di smalto? Beh, non per forza, no, si preferisce ma non per forza. Sì. Quindi, magari mettere un naturale sulla mano e un colore sul piede o viceversa, magari è più indicato. È più indicato. O fare lo stesso colore sulla mano e sul piede. Il contrasto, diciamo, è meglio evitarlo. Beh, sì. Allora, c'è molto la tendenza anche negli adolescenti oggi, no? Sì, Che cosa diciamo a queste ragazzine che vogliono iniziare molto giovani anche ad avere allora, delle unghie così? Diciamo che non è molto indicato come trattamento la ricostruzione, ma anche il semipermanente. Diciamo, fino ai 16 anni è consigliabile di no, perché l'unghia ancora rimane molto morbida. Ok. E quindi magari... se i genitori ci danno l'ok, magari dai 16 anni in su. Ah, quindi prima no? Meglio evitare. Io come tecnica preferirei evitare. Preferiresti perché evitare. Ancora non è formata bene l'unghia. Bene, io ti ringrazio moltissimo. Grazie a Valentina, le sue bellissime unghie. Grazie a